Chieti attende il suo Venerdì Santo e il Miserere di Selecchi. È una Pasqua particolare quella di quest'anno che prevede presenze senza limitazioni imposte dalla pandemia. Questa mattina gli ultimi dettagli organizzativi del piano di sicurezza presentato da Giulio Blätter sono stati oggetto di un tavolo in questura dopo l'ok del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto della Cioppa. Il percorso parte dalla cattedrale attraversa Piazza San Giustino e prosegue in via Poglione, Piazza Valignani, via De Lollis, passa per Corso Maruccino e abbraccia l'intero centro storico. In programma anche il piano B in caso di pioggia. I lavori in piazza San Giustino sono quasi terminati, ma l'appuntamento con la processione è da rimandare. Una decisione dell'ultima ora. Io ho sperato fino in fondo, come credo tutti, ma anche lì ci sono una normativa da rispettare, il cantiere, eccetera. Quindi rimandiamo all'anno prossimo la fruizione generale della piazza, che sarà quest'anno interdetta al pubblico. Alle ore 17:30 è previsto l'inizio della liturgia celebrata dall'arcivescovo Bruno Forte. Alle 19 partirà il corteo con oltre 1000 partecipanti e sarà aperto dallo stendardo nero dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. Sono 86 i volontari della Protezione Civile che coadiuveranno professionalmente la riuscita di questa manifestazione. Ogni punto della sicurezza, dal sanitario all'antincendio, alle barriere antiterrorismo, a qualsiasi prescrizione, tra l'altro giusta, è stato rispettato. I punti nevralgici che saranno gestiti in modo da diluire l'afflusso delle persone sono l'angolo tra via Arnienze, via Toppi e Corso Maruccino, piazza Valignani e piazza Matteotti. I dettagli del servizio navetta sul sito del comune. Che emozione è quest'anno in modo particolare ascoltare il Miserere di Selecchi? Ho risposto a una domanda simile l'anno scorso al mio primo appuntamento da sindaco con la processione. Ho ricordato mentalmente quando ero piccolo e i miei genitori mi accompagnavano a tutte le processioni proprio da bambino, e riviverla da sindaco è veramente un orgoglio che avrei voluto, se fosse stato possibile, condividere con i miei genitori, che non ci sono più da tanto tempo.